che, rispettando le regole, subiscono la concorrenza sleale di chi, ponendosi al di fuori della legalità, sovverte l'etica di mercato. Con l'approvazione di questo mio ordine del giorno, il Governo darebbe inoltre anche un segnale di attenzione verso quei cittadini onesti. La maggior parte del Paese è costituita da cittadini onesti, che si sentono presi in giro nel non vedere mai, mai i risultati concreti della lotta contro l'evasione. Infatti sembra che si combatta una lotta che in pratica rimane sulla carta, piuttosto che raggiungere una conseguenza concreta, un risultato concreto, da cui emerga una più equa distribuzione dei sacrifici, è giusto che tutti paghino, e il pagamento delle tasse deve essere appunto fatto da tutti, secondo ognuno la propria ricchezza. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Brugnarotto. È iscritto a parlare il deputato Francesco Cariello per illustrare l'ordine del giorno numero 13. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Sempre in ambito di articolo 16, chiariamo quella che è la finalità con questo articolo del Governo. Il Governo mirava ad agevolare la vendita degli immobili all'asta, ma con una modalità che a nostro avviso, premettiamo, non condividiamo. In particolare con questo articolo. Il Governo applica un'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro al trasferimento dei beni immobili nell'ambito delle procedure giudiziarie di espropriazione, a condizione che l'immobile sia acquisito da imprese e venga poi ceduto nell'arco di 2 anni successivi. Poi c'è stata un'aggiunta, l'aggiunta relativa al comma 2 bis, che ha esteso questa, diciamo, misura fiscale agevolata per la vendita e l'acquisto da parte di privati che destinano quell'immobile ad abitazione principale, come prima casa, e che posseggano, che detengano la proprietà dell'immobile per almeno 5 anni successivi. Premetto, il Movimento 5 Stelle non ha condiviso assolutamente l'impostazione di questo articolo, ma perché? Perché il Governo dimentica che oltre a soddisfare l'esigenza del creditore quando si va a vendere all'asta, quindi per il recupero del credito, e dunque in questa misura nella volontà di accelerare la chiusura del procedimento, la procedura esecutiva, a nostro avviso, deve anche tutelare l'interesse del debitore, che non deve a sua volta vedersi depauperato per mere logiche di profitto il valore del suo stesso patrimonio. E tale interesse è meritevole di una tutela quanto l'interesse del creditore, appunto nella soddisfazione del credito. Si ricorda che la tutela del patrimonio del debitore ha trovato riconoscimento nei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché in numerose altre pronunce della Corte costituzionale. Citiamo per esempio la sentenza numero 602, cioè la sentenza relativa all'articolo 85 del DPR 602 del 73, nella quale si è sancita l'illegittimità costituzionale di quella disposizione, in considerazione proprio alla irragionevolezza con la quale quella disposizione indicava che nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare si fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può anche essere irrisorio. Quindi la Corte Costituzionale ha sancito incostituzionale, con la sentenza 281 del 2011, il fatto che il prezzo possa essere anche scollegato dal reale valore dell'immobile. E quindi questa norma, quella dell'articolo 16, va nella direzione proprio dell'incostituzionalità sancita dalla Corte. A nostro avviso, al fine di contemperare i contrapposti interessi di un acquirente che vuole minimizzare il prezzo d'acquisto e del possessore dell'immobile, che invece ha l'interesse affinché gli venga garantito il valore di quel patrimonio, noi avremmo preferito altre misure, misure ben diverse. Però purtroppo poi la legge, diciamo, che ci troviamo ad approvare è questa,
E con il nostro ordine del giorno cerchiamo anche di intervenire, cercando di estendere un po' questa misura fiscale ad altri soggetti. Parliamo per esempio dell'allargamento della misura ai soggetti privati che possano acquistare l'immobile come prima casa. Il nostro intento con questo ordine del giorno è quello di estendere appunto questa tassa agevolata di 200 euro per destinarlo per quei soggetti privati che destineranno l'immobile all'esercizio di un'attività professionale o di impresa, sempre fermo restando l'obbligo di tenerlo per almeno 5 anni. A questo punto noi riteniamo che si possa veramente agevolare anche una microimprenditorialità. Per esempio, noi abbiamo anche sponsorizzato molto l'utilizzo del fondo di garanzia per il microcredito, per la nascita di nuove microimprese. Questo potrebbe essere una modalità con cui l'impresa, per esempio, va ad acquistare un immobile e lo destini ad una attività di professionale o di impresa in proprio, con il solo vincolo di poterlo esercire per almeno 5 anni. Quindi ci sembra un ordine del giorno nell'ottica appunto dell'articolo 16 voluto dal governo, anche se non ne condividiamo l'intera impostazione. Grazie. Grazie onorevole Cariello. È iscritto a parlare il deputato D'Incà per illustrare l'ordine del giorno numero 14. Prego. Grazie Presidente. Siamo sempre sull'articolo 16, Presidente, siamo sempre a definire insomma le problematiche delle aste giudiziarie e dei beni venduti in asta giudiziaria. Credo che più o meno a tutti sia capitato in questi anni di avere nelle caselle mail insomma persone che avevano questa problematica, di trovarsi di fronte ad un fallimento della propria attività e quindi di trovarsi a dover mettere in gioco anche la propria casa. Sono situazioni particolari, io ne ho più volte parlato anche in conferenze, anche in serate apposite, in discussione mi è capitato sempre di portare un esempio di un padre di famiglia con due figlie che aveva appunto la problematica di aver visto fallita l'azienda.